Bentornato da tutti! Come sempre, ospite d'onore Gwenda, che ogni tanto appare e scompare, ma oggi sono qua per fare un unboxing in diretta, perché mi è appena arrivato questo pacco proprio fresco fresco e non l'ho ancora aperto. Quindi andrò ad aprirlo con voi. Scusate i vari cambiamenti di luce che ci saranno. Comunque, questo è il pacco in questione. Eccolo qui. È abbastanza grande. È arrivato con il corriere. Sopra c'è scritto Kiko, quindi io so solo che è della Kiko, ma non so bene cosa ci sia dentro. Anzi, ogni volta che mi arriva un pacchetto in particolare da un'azienda make-up-osa, io non so mai cosa mi arriva. Mai. E quindi ho voluto fare questo video. Quindi adesso vado ad aprirlo con le forbici e ci vediamo subito dopo. E andando ad aprire, vedo un pacchetto. Sono due pacchetti. Due pacchetti. Ok. Nella box troverai due sacchetti contenenti diversi prodotti: Bag Hands and Feet, prodotti skincare per la cura di mani e piedi, e prodotti make-up per un nail art look super trendy. E poi la Bag Face, prodotti make-up, occhi e labbra. E io sono tipo. Oh my god! Quindi io ringrazio già qua Kiko perché, boh, non so quello che troverò all'interno, ma sicuramente saranno cose ottime perché io amo questo marchio, vi giuro, non mi aspettavo che mi mandassero così tante cose. Non mi hanno chiesto né unboxing né niente, cioè è una cosa che ho voluto fare io. E niente, vediamo cosa c'è dentro. Partiamo col primo sacchetto che è quello più vuoto, si fa per dire. Apriamo qua in diretta. Ok, queste sono credo quindi le cose di trucco, vero? Un fondotinta, Skin Tone Foundation, questo è N40. Sinceramente parlando, io l'altro giorno sono andata da Kiko e ho preso alcune cosine, anche della nuova linea. E ho preso, mi pare, questo. No, non è vero. Non ho preso niente che mi hanno mandato fortunatamente, però il colore che ho preso della cipria compatto, fondo compatto, di questa linea è sempre l'N40, quindi. Non so come abbiano fatto a capirlo. Comunque il prodottino è questo qui, bellissimo. E non so come si apra. Ecco. E c'ha la pompettina. Quindi questo è il fondotinta. Proveremo poi, insomma, vi farò sapere. Poi io sto provando molto random quello che mi capita. Color Corrector, la palettina di correttori. Questa non ha un numero, a quanto pare è unica, credo. Mi piacciono tantissimo questi packaging nuovi. Guardate, sono neri laccati. Io adoro. Dio mio, che carini. Sono praticamente il packaging solito che c'è sempre stato, però nella nuova sarà una nuova formulazione. Non lo so, io li ho sempre voluti prendere, quindi sono molto contenta. Sboccio quello in mezzo, hanno una cremosità pazzesca. Non lo vedrete mai, ma wow! Troppo carina, anche questa curiosissima. Poi ci sono due matite sfuse e penso siano entrambi occhi, sì. Una è il numero 12 e una è la 06. Sono questa tipo verde acqua e mezza borgogna. Non saprei bene, color melanzana scuro. Poi ci sono due ombretti, se non sbaglio sono due, sì. E sono due colori, uno marrone e uno ramato. E quello ramato è il 12 e questo qua marrone è lo 06. Mi hanno mandato praticamente gli stessi numeri di tutti i prodotti. Poi abbiamo un rossetto, credo. Non lo so. Sì, è lo 04. Guardate che strano. E penso il colore sia questo che vedo. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. È molto sheer, quasi un gloss, vedete, effetto glossato. Sono curiosa abbastanza di provarli questi prodotti. Due Hydra Lip Gloss 3D, questi due sono il 30 e il 17. Questo è il 17, io li ho visti in negozio, questi li volevo comprare, quindi fortunatamente non li ho presi. E poi abbiamo il 30 che invece è questo. Allora, non ci crederete mai, ma questo è proprio il colore che io volevo prendere. Cioè, non so come faccia la Kiko ogni volta. O mi spia ogni volta che entro in negozio perché non saprei. Poi abbiamo un Liquid Lip Color numero 102, non so cosa possa essere. Ah, ok. Queste ad esempio in negozio non le ho viste, quindi sono molto molto curiosa. Dovrebbe essere una tinta. E questo colore è anche molto bello, proprio bellissimo. Spaziale, questo non vedo l'ora. E anzi, se mi piace, sicuramente le vado a comprare. Poi c'è un altro stilo dei rossetti che vi ho fatto vedere prima, il numero 10, che è uno dei miei numeri preferiti.
Eccolo qui, infatti questo colore è bellissimo. Forse è un po' più estivo, però bello. Poi abbiamo le ultime due cose per quanto riguarda questa bustina, che sono, allora, un stick concealer 01. Naturalmente hanno visto che sono bianca pallida, e fatto in questo modo, tipo la matita che uso sempre io. È anche parecchio aranciato, lo vedo. Quindi questo potrebbe essere ottimo per coprire le occhiaie. Mi serviva troppo, vi giuro. Io, ripeto, amo la Kiko perché proprio, cioè, risponde alle mie esigenze. E un altro, ragazzi, sono troppo contenta, liquid lip color numero 123. Oh mio Dio. Cioè, no, vabbè, questo è proprio autunnale, invernale, top. La cosa figa è che è un viola, non so se riuscite a vederlo da lì. Ha dei riflessini sul blu, bellissimo. Se facciamo anche questo qui, eccolo qua. Quindi abbiamo concluso questa prima busta in bellezza. E adesso apriamo la seconda busta, che invece è un pochino più pienotta. C'è una panciona. E andiamo ad aprirli. Wow. Io, dovete sapere che amo la skincare. Ci tengo molto alla pelle, a parte le mie rughette d'espressione che non se ne andranno mai. Cioè, comunque reputo abbastanza buona lo stato della mia pelle, a parte ora che sto anche nel periodo X. E allora, vi prendo le prime tre cose che mi saltano all'occhio perché hanno questo colore bellissimo. Tipo pesca pieno di riflessini, non lo so. Queste tre cose. Allora, ci sta una crema intensiva per i piedi. Poi ci sta una crema intensiva per le mani e mani e piedi scrub. Questo sono molto curiosa di provare. Lo scrub, ma è uno scrub nero carino, mi piace un sacco quando un marchio cambia magari anche solo un pochino il packaging. Poi abbiamo queste due cosine qui. Praticamente sono maschere per le mani fatte a guanto, vedete, intensive hands gloves. E l'altra invece è per i piedi, cioè sono dei calzini intensivi pieni di maschera. Sono molto curiosa anche solo di capire come metterli. Magari in una prossima morning routine oppure night routine, meglio ancora, ve lo farò vedere. Poi abbiamo queste due confezioni che sono tipo dei cofanetti, penso. Questi due qui sono Perfect Gel Duo. Questo qui che vi sto aprendo è il 683. E all'interno ha due smalti così. Oh, che bello. Penso siano il colore e il top coat effetto gel, a quanto pare, vero? Ah, ok, c'hanno il tappo così, non fatevi fail come me, per favore. Vediamo. Wow. Sono molto curiosa di provarlo. Io, sapete che ho il gel, ma magari sui piedi, non lo so. Vedremo. Io sui piedi metto sempre questi colori qua, E l'altro invece è il 704. Questo lo metto subito a nonna, dopo. E poi ci sono tutti smaltini, non so, ho paura di farli cadere. Quindi questo era tutto quello che ho trovato nel box misterioso, nel pacco misterioso che mi è arrivato, perché io non ne sapevo assolutamente niente. Scrivetemi qua sotto se questa categoria di video vi piace, perché se così fosse io metto da parte tutti i pacchetti che mi arrivano e li apriamo insieme così in diretta, senza sapere cosa c'è dentro. Detto ciò, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Io vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo video.